nel suo posto di lavoro. Cambiamo argomento, continua la polemica sulle roulotte abbandonate a Roma in cui vivono stabilmente dei senza fissa dimora, soprattutto dopo l'omicidio di Carlo Magro, ricordiamo 33enne che fu ucciso alla Giannicolo il febbraio scorso da parte di un clochard che viveva proprio in una roulotte. Manuela Baldi. Carlo Magro per la cultura della legalità. Si chiama così l'associazione presentata oggi nel corso di una conferenza stampa in via Garibaldi. Presidente dell'associazione Giuliana Bramonti, madre di Carlo Magro, ucciso la notte del 17 febbraio scorso da un clochard che dormiva all'interno di una roulotte al Gianicolo. Una tragedia che ha fatto luce su un fenomeno diffuso nella capitale, una forma di assistenza provvisoria, spesso messa a disposizione dalla comunità di Sant'Egidio per far fronte all'emergenza sociale e abitativa, ma che secondo la famiglia Magro e non solo, rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza della città, oltre che l'esempio di un degrado crescente. I consiglieri Santori e Giudici hanno sollevato perplessità anche sulla destinazione di diversi immobili di proprietà della comunità di Sant'Egidio, dichiarando che solo alcuni di essi sono messi a servizio delle persone indigenti, destinatarie più spesso delle roulotte, oggetto dei fatti di cronaca degli ultimi mesi. Sono presenti in tutto il territorio. Abbiamo visto a Via Vitelia una persona che è agli arresti domiciliari è posizionata dentro una roulotte. Abbiamo visto l'altro giorno i carabinieri hanno arrestato due persone che spacciavano droga all'interno della roulotte in piazzale Flavio Biondo, proprio di fronte alla stazione Trastevere. Quindi ci sono, è vero, anche situazioni di indigenza, ma non c'è nessun controllo poi su quello che avviene all'interno di queste roulotte e quindi è evidente che il degrado porta poi insicurezza e porta situazioni gravissime. Chi ha bisogno può essere aiutato con le strutture dell'amministrazione, controllando all'interno dei residence d'assistenza alloggiativa temporanea se ci sono persone che realmente hanno bisogno, perché anche da un'indagine da Guardia di Finanza tante persone hanno immobili di proprietà, negozi, macchine di lusso, quindi non possono stare in queste strutture, devono essere mandati via e posizionarci le persone che sono all'interno delle roulotte che realmente hanno bisogno di aiuto e che non commettono reati. Il problema è serio ed è grave perché la presenza di quelle roulotte configura un reato, un abuso edilizio secondo il testo unico edilizia. Dobbiamo eliminare questo fenomeno e la comunità di Sant'Egidio che ha favorito assieme all'assessore al sociale Rita Cutini di Roma Capitale, esponente della comunità, ha favorito questo fenomeno. Deve essere assolutamente eliminato.